dopo 19 anni d'attesa e rumore delle ruspe che sradicano via porzioni di capannone in acciaio dell'ex Cartubi, il primo vagito del futuro Parco del Mare. Il progetto di rigenerazione urbana di Portolido, con uno spazio espositivo virtuale, un marina e molto altro ancora, che verrà presentato lunedì 20 novembre con la contestuale posa della prima pietra. Per il presidente della Camera di Commercio di Trieste, Antonio Paoletti, da sempre promotore dell'idea, è molto semplicemente un sogno che si realizza, si è tenuto duro, sono passati 19 anni. Il progetto, battezzato 5.0, potrà contare su 33 milioni di euro già pronti, tra quelli accantonati dalla Camera di Commercio ed erogati dalla Regione, e insisterà su un'area di 17.577 metri quadrati e uno specchio acqueo di quasi 24.000. Beh, ci aspettiamo lunedì. Beh, oggi qui iniziamo la demolizione finalmente, dopo 2 anni di carte di tutti i tipi, per cui si parte. Lunedì invece presentiamo il progetto e da lì si scoprirà cosa faremo, in quanto tempo, quando potremo usufruire di questi spazi veramente importanti, un grandissimo progetto di rigenerazione urbana di tutto il sito, per cui le sorprese ci saranno lunedì. Cultura, scienza e innovazione saranno i tre pilastri fondanti del nuovo mega contenitore, ma l'elemento cruciale sarà la rigenerazione di uno spazio urbano come quello dell'area limitrofa alla Lanterna, che appartiene al demanio portuale ed è stata data in concessione quarantennale alla società Trieste Navigando SRL, acquisita dall'ente camerale attraverso Invitalia. E fortunatamente si è riusciti, dopo anni di fatica, a far partire i lavori, e vuol dire riconsegnare a Trieste, alla Regione, un pezzo importante sul mare del territorio. E questo si insedia all'interno di un percorso di riqualificazione urbana che riguarda quest'area. Basti pensare a quanto sta facendo Fondazione FS nella stazione qui vicino, quanto verrà fatto dal Comune per quanto riguarda il mercato ortofrutticolo, quanto stiamo facendo insieme al Comune come Regione Friulenza Giulia in Porto Vecchio, nella quale non sarà solo la nuova sede di Regione Friulenza Giulia, ma ci sarà una serie di investimenti che riguarderanno sicuramente il mondo produttivo in particolar modo, e che riconsegneranno un'area, penso, di pregio europeo alla città e al Friuli Venezia Giulia. È pesante, eh?